Siamo in compagnia di Giuseppe Cascone, membro dell'associazione Lab 20 che organizza Stabia Comicsville. Anche quest'anno ci sarà la sfilata dei cosplay per la città. Sì, siamo riusciti a partecipare alla manifestazione di interesse detta dall'amministrazione locale di Castellammare di Stabia. Fortunatamente siamo riusciti a superare la selezione. Attualmente già ci stiamo organizzando, la sfilata sarà il 5 gennaio dell'anno prossimo in concomitanza con la Befana. Abbiamo approfittato di quella data anche per abbellire una manifestazione che già organizzammo l'anno scorso con la partecipazione dei cosplayer locali. Quest'anno sarà molto più larga, avremo una quindicina di cosplayer tratti dai vari film, anime, fumetti più o meno conosciuti, anche ovviamente principesse, supereroi, Marvel. Con cui daremo caramelle ai bambini durante la nostra passeggiata, che sarà per le vie principali della città, quindi il lungomare o le vie dello shopping verso il centro. Lo Lab 20 organizza anche lo Stabia Comicsville. L'anno scorso è stato un grande successo, quest'anno si ripeterà? Stabia Comicsville è l'evento principale di Lab 20. È un'associazione che si impegna a organizzare eventi culturali e artistici sul nostro territorio, il territorio stabiese. Quest'anno, con tutte le difficoltà, siamo riusciti a portare avanti la seconda edizione. L'anno prossimo speriamo di fare l'ennesimo level up, cioè riuscire a coinvolgere ancora più associazioni in questo contenitore che vuole essere Stabia Comicsville, con disegnatori locali, cosplayer locali, ma anche tutto ciò che concerne la creazione e l'impegno artistico. Abbiamo già ottenuto tanto interesse dagli artisti locali. Per esempio, le nostre locandine sono sempre state realizzate da artisti stabesi, conosciuti anche a livello nazionale. Andremo avanti in questo percorso. Come mai questa location sui tetti di Castellammare? Ma guardi, in realtà siamo in attesa di un nostro caro amico che dovrebbe venirci a fare un saluto, però ancora non lo vedo. Gente, cosa ci fa Spider-Man a Castellammare? Beh, il 5 gennaio ci vediamo tra le vie di Castellammare, io e tanti altri supereroi. Poi ho sentito dire che un certo Ruben Curto mi ha ritratto in un fumetto e sono venuto qui a Castellammare per vedere effettivamente com'è vivere a Castellammare, ok? Mi raccomando, da un grande potere derivano grandi responsabilità. Ci vediamo tutti quanti il 5 gennaio tra le vie di Castellammare dalle 18 alle 22. Ciao ragazzi!